In questa mostra sono esposti circa 50 disegni che Nicola Toffolini, un giovane artista friulano, ha realizzato per una guida d'artista del Friuli Venezia Giulia. Il paesaggio è innanzitutto un dato culturale, non va confuso con l'ambiente, è uno specchio che non mente riguardo alla nostra cultura. Come noi trasformiamo o conserviamo o danneggiamo il paesaggio dice molto della nostra società. E quindi Nicola Toffolini ha fatto una sorta di analisi della fisiologia del paesaggio della nostra regione, mettendo in evidenza emergenze e anche problematiche di conservazione o di trasformazione del paesaggio stesso. La nostra regione, al pari di tutte le altre regioni d'Italia, ma direi in generale anche dell'Europa, è un paesaggio in forte trasformazione. Basta vedere quello che sta avvenendo con la costruzione continua delle rotatorie, che è un elemento di paesaggio a cui ci stiamo abituando, che però segna fortemente il territorio. Pensiamo alle grandi infrastrutture, ma pensiamo anche a come è cambiata negli ultimi tempi l'agricoltura. La regione ha uno strumento importante che è il piano regionale del paesaggio che dà delle indicazioni, delle guide e permette quindi di progettare quello che è il paesaggio di domani. Il problema di fondo è questo, la nostra società che produce il paesaggio è molto legata al paesaggio del passato e non riesce a fare proprio il paesaggio di oggi e questo complica di molto le cose. Segni di ottimismo ci sono, da un lato c'è una ripresa della naturalità del nostro paesaggio che però andrebbe guidata, dall'altro c'è più attenzione a quelli che sono gli elementi di degrado, di disturbo, c'è una maggiore sensibilità da parte della popolazione in genere, ma anche delle amministrazioni comunali. Quindi bisogna investire sull'educazione nelle scuole. Bisogna investire sulla professionalità dei progettisti e soprattutto cominciare a preoccuparci di quello che sarà il nostro paesaggio domani. Il progetto è nato per gradi, ci sono stati una serie di sopralluoghi e ho messo a fuoco quello che poteva essere un espediente con cui cercare di costruire una narrazione. Questa suggestione è stata l'acqua. Era un elemento che nella sua pervasività, nel suo fluire carsico, sotterraneo, presente, permetteva di articolare una narrazione. E quindi via via, per tasselli è stata costruita questa narrazione in cui 50 immagini e suggestioni mie private cercano di descrivere quello che è il rapporto tra il territorio e l'intervento umano in un periodo storico piuttosto allargato. Qui in parte a te l'immagine che avete scelto come copertina della mostra, dove l'hai raccolta? Dove possiamo vederlo, questa struttura? Questa immagine in realtà io l'ho vista la prima volta stampata e sono andato a cercarla davvero, quindi sono andato a cercarmi il luogo, è lo scarico della diga di Kazul. È stato uno dei primi elementi su cui si è focalizzata tutta questa ricerca. Mi piaceva il brutalismo architettonico e questa potenza di questo oggetto che era calato in un contesto naturale incredibilmente suggestivo e ha questa sua presenza neutra, comunque aggressiva nello stato normale, quando viene impiegato come scarico diventa qualcosa di incredibile perché il getto d'acqua è potentissimo e occupa la valle, per cui c'è questa mutevolezza, questa capacità di cambiare che è veramente molto forte. Quindi è stato uno dei primi tasselli di questa idea della presenza antropica nel territorio su cui pian piano sono stati aggiunti altri frammenti a costruire questo piccolo percorso. Però diventano anche il pretesto per costruire altro e questo elemento è diventato parte di un disegno che è stato a Francoforte su scala molto più grande, quindi è stato inglobato, è stato un tassello che è stato trafugato, rapito e portato su un lavoro più articolato. Io penso che un paesaggio sia
l'interazione della presenza dell'uomo all'interno di quell'ambiente. E qui ci sono frammenti di questa interazione che nel tempo lo hanno modellato. Quindi il paesaggio a sua volta è una storia e quella storia ci racconta il modo in cui specificatamente ogni popolazione o ogni territorio ha saputo creare un dialogo tra la presenza antropica e la forza di quell'ambiente specifico che obbliga a una modalità di interazione, di fruizione di quello spazio. Un'ultima domanda, qualcosa sulla tecnica, come le realizzate? Io uso dei pennarelli a china sintetica, però china d'archivistica, per cui sono dei pigmenti molto tenaci. Come dice Angelo, i calibri sono sottilissimi, ci sono vari calibri, a varie possibilità. A me è interessato molto creare questo senso di sospensione. In questo caso specifico è stata scelta un'impostazione molto scarica, quindi ci sono delle parti molto essenziali, quasi grafiche, e dei piccoli elementi che lo rendono una figurazione naturalistica. La contrapposizione tra questi due stili ha generato lo stile di questo libro, che era quello che è un po' asciutto. Asciutto e un po' astratto.